Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come oggi è consiglio di parlare, farò un resoconto dell'ultima giornata di campionato. Innanzitutto vorrei parlare della primavera, 5-1 contro il Torino. Dite ragazzi, dite che Coppitelli salta? Spero di no, dai, che mi dispiace, però 5-1, 3-1, 4-1, dopo due pareggi consecutivi arriva un'altra sconfitta. Ragazzi, dobbiamo dargli tempo, la squadra è nuova. Quest'anno lotteranno per la salvezza come è successo 2 anni fa e poi l'anno dopo hanno vinto lo scudetto, quindi quest'anno sarà un anno di rodaggio per i nuovi giocatori, si devono ambientare e poi l'anno prossimo magari si potrà pensare a qualcos'altro. Intanto innanzitutto speriamo di riuscire a ribaltare la partita di ritorno contro l'Olympiacos in primavera, 3-1 ancora si può ribaltare, è difficile però noi ci crediamo. Non so perché, ma c'è sta cazzo di flash, non flash, senza flash, perché va e viene, adesso si vede meglio, ok. Infatti perché se lucido ombra, mi sta dando fastidio a me, mi sta avvicinando, non sta capisco, o perché sta stonato io, o perché sta stonato il telefono. Comunque, una giornata di campionato. Allora, se devo dire se ci sono state sorprese, no, sì, c'è stata qualche sorpresa. Per esempio, il Bologna che pareggia con l'Inter, quella è una sorpresa. Altre partite, la Lazio Atalanta, comunque una partita equilibrata, ha vinto la Lazio contro l'Atalanta, ha ribaltato, un'ottima Lazio, quindi piano piano. Ma sicuramente anche la Roma contro il Cagliari 4-1, quelle sono squadre, anche se stanno sotto di noi, piano piano andranno dove devono stare, ecco. Piano piano usciranno fuori. Poi c'è un Lukaku, un doppietta di nuovo. Lukaku veramente grande spolvero. Infatti c'è 2 gol incredibili, ragazzi. Ammazza, sti ragazzi. La Roma quando gioca, gioca. Io l'avevo detto che il Cagliari sta messo male. E ancora una volta, non perché Roma ha fatto una grande partita, ma il Cagliari lo vedo molto, molto, moltissimo male. È la squadra che vedo peggiore quest'anno. Però non me ne voglio i tifosi del Cagliari, ma è così. È un dato di fatto. Io questa giornata parlerò delle squadre in generale, non del Lecce, perché del Lecce parlo tutti i giorni. Oggi è una giornata dedicata al campionato, cosa che anche ovviamente ci riguarda, i risultati delle altre. Però, guardo a 360 gradi la Serie A e faccio un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno con me con i commenti. L'Empoli ha praticamente appareggiato con l'Empoli. Ci può stare, è buono per noi. Ecco, la cosa positiva è stare buona per noi, che sono rimaste 1 a 4 e 1 al 5. L'Empoli sta terzultima a 4 punti, noi stiamo a più 8 dall'Empoli, quindi è importantissimo. Che molti mi dicono, no, il Monza ha vinto con la Sanità 3-0, ci ha raggiunto. Ma che cazzo me ne butta, mica non ha raggiunto? A noi importante la Sanità rimane giù, C'è cazzo ne butta, poi vince pure tutte le partite a me il Monza. No, sicuramente non è una squadra che lotterà per non retrocedere, è una squadra che farà un campionato a metà classifica, anzi addirittura potrebbe arrivare anche ottava, nona, potrebbe anche andare in conference. Ha la potenzialità, ce l'ha, perché non può farlo? Se la giocherà sicuramente con Bologna e Torino, quelle là saranno le papabili, che una di queste che potrà, e la Fiorentina, che anche se la Fiorentina quest'anno è stata la rivelazione, ed è, perché io ve l'avevo già detto prima, se mi metto il video, che quest'anno la Fiorentina deve stare la rivelazione del campionato. E infatti è così, ha vinto contro il Napoli 3-1 in casa un Napoli che sembrava decollare, ha fatto lo scianello con noi e con l'Udinese e poi è arrivata la squadra con le palle e ne ha fatti 3 gol, quindi la Fiorentina veramente è un'ottima. Ma non è che la Fiorentina solamente vince e convince e stravince, cioè sta giocando veramente bene, ma anche contro di noi il primo tempo ne ha massacrati, che poi noi siamo stati bravi a pareggiare il secondo tempo, però comunque Fiorentina contro noi ha fatto vedere che è un'ottima squadra, ha giocato molto bene, ma non solo contro noi, anche contro altre squadre. Sta facendo un grandissimo campionato, sta terza in classifica insieme alla Juventus, che vince il derby 2-0 contro il Torino, primo gol di Gatti e il secondo gol di Milik della stagione. È un Torino che è partito bene, però comunque sta a 9 punti e sta un po' meno della metà classifica, sta più vicino alla zona di retrocessione, anche se sta 9 e 4 punti, comunque 5 punti, che 9, 4, 5, 9, sì, 5 punti, quindi sta più che sicuro. Ma anche il Torino non è una squadra che lotterà, anche perché il Torino ha speso un sacco di soldi, lotterà o per un posto tranquillo o magari se la giocherà fino alla fine per andare in Conference League anche il Torino. Il Bologna, come ho detto prima, è stata la sorpresa, è stato che comunque andrà a pareggiare sul campo dell'Inter di San Siro 2-2
anche abbastanza meritato, ha giocato molto bene il Bologna. Il Bologna anche quella è una grandissima squadra, un'ottima squadra, ha speso tantissimi soldi anche loro. Sono delle quelle squadre che sono collaudate, che stanno in Serie A, che fanno sempre salvezze tranquille, e ora dalla salvezza tranquilla stanno cercando di alzare l'asticella. Bologna, Torino, e in teoria dovrebbe essere Udinese, ma in realtà Udinese sta sempre lì, perché comunque non investe, prende soldi ma non investe, investe poco o nulla e quindi rimane lì. Invece questa è Monza, questa è squadra fiorentina, vabbè, ma comunque sta già più avanti. Cosa potremmo fare noi fra qualche anno? Magari alzare l'asticella, fare dei campionati tranquilli, salvezze tranquille, e poi pensare di arrivare ottavo, settimo in classifica, a giocarsi almeno la Conference League. Ma queste sono cose che non, per ora non le pensiamo. Queste squadre se lo possono permettere, infatti stanno dimostrando anche quest'anno che se la possono giocare. Altre squadre, il Frosinone, altra rivelazione e sorpresa, non me l'aspettavo, non credo che se l'aspetta nessuno, vince contro sto cazzo di Baroni. Baroni, suca! Ha fatto un gol, ma erano quattro partite che forse non segnava, è riuscito a fare un gol, finalmente. Un Verona comunque che sta 8 punti in 8 partite, un punto a partita, sta in, cioè in media salvezza giustamente, quindi non è che il Verona sta facendo un campione di merda, che mo' le ultime partite sta steccando un po', anche che l'ultima partita aveva pareggiato col Torino, aveva perse due se non sbaglio consecutive, quindi ha fatto un punto in 4 partite, però comunque sta a più 4 dalla zona di retrocessione e quindi se la sta giocando tranquillamente. Baroni me la suca sempre, lo sapete già cosa pensa Baroni. Però, alcuni, vabbè, io i commenti su vari gruppi dei tifosi del Lecce non li voglio neanche guardare, perché proprio parlo giusto poco poco. Allora, con il Napoli e con la Juventus, da Versa Bande e Barone Ieni, Moga ha giocato bene contro Sassuolo, questo non lo penso io assolutamente. Moga ha giocato bene, da Versa Rimani e Baroni a Bande. Baroni non, cioè, capito? Sta a fare lo gioco. Se è bueno da Versa, Lecce è bueno da Versa, ok. Se stecca da Versa, ma non da Versa in senso la Lecce che magari gioca male, e Baroni torna. Invece non è così, no? Fra Baroni e da Versa c'è un abisso. Sotto certi aspetti sono simili, ma secondo me da Versa è molto più. Cioè, a parte che il calcio è molto più bello per quanto mi riguarda, ma è un'altra tipologia di gioco, no? Cioè, ho detto, sotto certi aspetti sì, sotto altri no. Fatemi sapere cosa pensate di questo. Il Milan che vince una partita, così chiudo diciamo l'ultima giornata. Il Milan vince una partita incredibile, veramente. Giroud in porta, non so se avete visto, ha parato, traversa, alla fine il Genoa ha fatto un'ottima partita. Sicuramente meritava il pareggio come minimo il Genoa. Però il Milan ha vinto e queste sono le partite sporche che vincono le squadre che devono vincere lo scudetto. Quante partite si vincono così 1-0? O anche le salvezze, anche con queste partite si fanno le salvezze, si va in Champions e si va dove cazzo lo lidi. Con queste partite si va, cioè vuol dire che c'è quel pizzico di fortuna in più, di bravura in più, che ti permette di vincere queste partite. Questo vale non solo per chi vince lo scudetto, ma per tutti gli altri obiettivi. Poi Magnan è rimasto in 10 perché è stato espulso Magnan, quindi raga, ha segnato l'83, 84esimo il Milan, un grandissimo gol di Pulisic, no Pulisic, Pulisic, bellissimo gol, ha fatto 1-0, quindi ragazzi altre partite le ho dette tutte, il biscotto ho già detto, Udinese, Empoli, altre non mi ricordo, la Salernitana comunque perde col Monza, e credo di averle dette tutte. L'unica sorpresa secondo me è stato il Bologna, come ho detto prima. Fatemi sapere cosa. Comunque, un campionato entusiasmante perché comunque c'è Milan, Inter e poi Juventus e Fiorentina che seguono. Milan, no, Inter, Milan 21, Inter se non sbaglio 19 e poi 17 Fiorentina e Juventus e poi 14 a seguire Atalanta e noi siamo settimo, ottavo in classifica. Ci ha raggiunto il Frosinone e il Genova. No, scusate, il Frosinone. E il Monza al settimo posto, 89. Però io non guardo, come dicono alcuni, l'importante è che rimaniamo, diciamo, a sinistra della classifica. Questo sì, va bene. Come ha detto Traverso, ora la guardiamo classifica, tanto sono 2 settimane di tempo. Stiamo facendo un ottimo campionato, stiamo facendo il nostro campionato. Speriamo di continuare così. Se giochiamo contro, abbiamo giocato con il Sassuolo, ce la giochiamo con tutte e abbiamo possibilità di vincere con tutte. Ci saranno queste partite
importanti contro l'Udinese e dobbiamo assolutamente almeno non perdere. Un Udinese che ha fatto 5 pareggi sta comunque in quart'ultima classifica, un punto in più, però è un po' bugiarda perché comunque ha fatto 5 punti, ha fatto 5 pareggi e 3 sconfitte. Comunque una squadra comunque non è, non sta andando bene, ma non sta andando neanche malissimo, cioè comunque sta facendo il campionato, deve fare qualcosina in più sicuramente se ci si aspetta un Udinese. Ancora non ha vinto il campionato, spero che continui così, che contro di noi salta anche questa cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate, sempre solo Forza Lecce, vai vaffanculo, via!